Ciao a tutti, come promesso un veloce video, perlomeno lo spero, su come realizzo quei particolari colorando la resina con gli smalti. Io uso gli smalti da unghie e principalmente uso ora questi qua di Vrochet. Ne ho un po'. Li trovo molto molto belli come colorazioni, comode. E poi guardate, c'è questo porta smalti che mi piace da matti, preso su Wish. Oltre agli smalti, perché non sempre uso i pennarelli che trovate all'interno dello smalto stesso, io uso un sacco di altri pennelli, sono quelli da pittore normale. L'importante, secondo me, è averne di veramente un sacco di misure, in modo da riuscire a avere il giusto attrezzo per ogni particolare. Poi, per pulire i pennelli, uso o l'acetone da unghie o questo, che ormai ho totalmente finito, ho trovato dai cinesi e sono delle salviettine per togliere lo smalto dalle unghie. Sono molto molto comodi da pulire i pennelli. Vediamo qualche particolare veloce su come dipingerlo, esempio banale. Un ciuffo di panna appoggiato a un biscotto o comunque a una cialdina. Smalto bianco. Per questo userò direttamente il pennello dello smalto e ci vado direttamente sopra. Ecco, io consiglio sinceramente di fare più passate, di non pretendere che venga tutto perfettamente coprente già con la prima mano. Si lascia perfettamente asciugare almeno una decina di minuti e poi ci si ripassa per bene sopra. Anche perché poi dipende molto, secondo me, dalle colorazioni degli smalti. Ci sono quelli scuri che comunque hanno una copertura molto più evidente e molto più satura. Questi tipo i chiari, che possono essere i bianchi, i rosa, gli azzurrini, tipo quello che ho sulle unghie, che ha bisogno di una seconda passata. Per essere facciamo ora quello che mi carica di più, cioè le tortine. In questo caso consiglio assolutamente un pennello con una punta di queste dimensioni, quindi praticamente inesistente. La tortina che voglio andare a dipingere è questa qua. L'ho pensata già in base cioccolato, quindi direi di andare a colorare la frutta che c'è sopra con dei colori un po' vivaci, che possono essere il rosso o il fucsia, che è qua. In questo caso scarichiamo bene lo smalto dal pennello del barattolino e andiamo a prendere il colore da qua. Così ci sarebbe anche una fogliolina, ma adesso vediamo di trovare il verde. Semplice, carina. Anche qua consiglio comunque due mani perché l'effetto è comunque sempre molto più bello. Con lo stesso rosso vado a fare questo cupcake. Così, anche la carta sotto si potrebbe dipingere se non lo si vuole fare dello stesso colore della cialda, e quindi in questo caso andrebbe colorato la parte sopra del cupcake. Però aspettiamo che il fiocco sia perfettamente asciutto, altrimenti ci sporchiamo completamente. Altro ciondolo che voglio andare a colorare con voi è questo, che ho fatto in una delle ultime Scopriamo le creazioni in resina, con il colorante della Resin Pro, che è fenomenale, è di una pienezza al bianco incredibile.
Non ho uno smalto nero per le unghie, quindi per questo andrò a fare gli occhi e particolari in nero col mio amato pennarellino della Stabilo. Mi appoggio a terra perché sennò lo faccio strabico, sto povero gattino. Così. Il fiocco pensavo di farlo rosa e direi che possiamo utilizzare il suo stesso pennello. Adesso per i particolari magari di nuovo il pennellino piccolo lo prendiamo perché altrimenti si sbava molto molto facilmente. Sì, potevo farlo decisamente meglio il fiocco perché è un po' sbavato, però lasciamo asciugare, vediamo se riesco a migliorarlo un po', però ha tutto un altro effetto, è bellissimo. Bene, un altro dei ciondolini che ho realizzato ultimamente è questo qua, che è tranquillamente dipingibile e si possono fare o i pallini o la glassa. Direi che mi piacciono di più i pallini. Così. Carino! Ah, c'è vero che c'è anche qua in mezzo il fiorellino. Vediamo se non faccio del paciugo. Così, dai, ci sta. Carino, molto carino. Bene. E quindi così, questo era un semplicissimo video per stare in compagnia, in realtà, per farvi vedere come dipingo i particolari. Spero che il video possa esservi stato utile. Con questo vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!